segreto per vivere a colori. Vivere, vivere a colori. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made a million dollars. Buongiorno e benvenuti in questo vlog che girerò io. Io oggi volevo, oggi che non volevo girare lui, sì. Dai, facciamo un vlog. Un vlog, ma che... e sarà un primo vlog che giro da solo. Addirittura. Che emozione. Cioè da solo, sempre con lei, però ah, lo vabbè. Giro io, diciamo, okay. Invento, vabbè, facciamo, invento io le parti sta roba. Oggi abbiamo fatto un salto proprio così in una in cittadina quasi. Molto molto bellina, un paesino molto molto bellino, sempre della Puglia. Eccola. Ma c'è anche Pupi. Vediamo se indovinate dove siamo. Il primo che indovina, cioè facciamo, prendiamo un commento a caso che ha indovinato e facciamo fare una crema a Carlita e ve la invierò io. Vai. Commentate con pollici su e i commenti, mi raccomando. Ma facciamo vedere un po' il paesino e invece dite dove siamo. Ciao. Ciao. Ma vuoi fare sempre la diva, vuoi fare? Io sto riprendendo. Per una volta non sto io con la videocamera in mano. Il paesino sto riprendendo, dai. A proposito, vuoi dire quello che è successo prima? Ah sì, una ragazza troppo carina mi ha fermato, stava al ristorante con i genitori e si è emozionata, troppo carina. Si è messa a piangere, io non lo so, boh. Oh, troppo carina. Allora? Allora voglio questo che è il macchiarello, che però è tutto fatto così, secondo me è per fare tipo la pasta. Oppure questo, questo è carino, dai. Dai, quante cose carine. Praticamente non ce la farai mai, già ti sei presa la scena, ti sei presa ma la solita. Che vicarielli. Mica vicarielli. Questo vlog lo dovevo fare io, quindi taci. Comunque è talmente bello che mi sta venendo fame. Non so se già questi qua sono belli. Allora qua dove ti qua. Qua. Ah, vedi? Ecco, Madonna, allora. Eccoci qua. Eccoci, fatti un po' fare? Più qua, c'è venuta fame. Adesso andiamo. Ma io voglio sapere, volete me come vlogger oppure volete vabbè, Carlita? Max. No, non è vero. Butta Carlita. Comunque niente, c'è venuta fame, adesso facciamo un salto a mangiare. Aiuto! Che bello, guarda! Che bello che? Guarda! Troppo bello, cioè quasi fa una scivolata e beh, ti trovi giusto a seduto. È un ristorante. Ma guarda che anche qua è bello, eh. Guarda, sono tutti questi tavolini. Ti piace? Beh, vediamo che si. Vedimmi che si magna. Da Gilda. Andiamo a trovare la mamma. Signora, ci offrite il pranzo? Ah, scendi, scendi. Dove ci siamo fermati per mangiare? Ma dove mi hai portato? Questa è un'idea di Carlita. Non è vero! Tu vabbè, sei a parte, qua. A parte il panorama che è bello e mozzafiato, però praticamente. Fai vedere io dove sto seduta. La gente è seduta su cuscini che stanno terra. Per terra. Si mangia a terra e su questi tavolini. Però è davvero, dire che davvero. Comoda. Sì, infatti è una poltrona. È comodissimo. Cioè praticamente stanno a terra. Sì. Praticamente stanno a terra su queste poltrone. È molto molto figo come posto. Devo dire che ha scelto bene. Ma perché hai scelto tu? Inquadrati anche tu un po'. Fai vedere. Infatti mi sto inquadrando io.
ma non riesco a far a rendere l'idea che praticamente siamo col culo per te. Ah, posso toccare? Posso avere di nuovo la mia videocamera in mano? Oh, stai una fravola. Ma tanto sono turisti e non si capisce. Amore, è bellissimo qui. Ok, adesso scegliamo i piatti. Ok. Che bello Max. Bravo, grande Max. E guarda Pupi, bello mammino qua. Siediti. C'è la guarda dove ti ho portato. Sono arrivati anche i piatti. Allora, bello. Bruschettone con prosciutto crudo, fichi, Philadelphia e rucola. Invitanti. Insalatone che è gigante, enorme. E dentro con, c'è? Dentro c'è lattuga, salmone, mozzarella, avocado e fette di pane. E semi di lino. Sì, anche semi di lino, anche se non le vede. Ok, bye bye, aspettiamo il mio panino, però iniziamo a mangiare. Buon appetito. È più facile a mangiare. È stato furbo. È arrivato il panino di Max. Cosa c'è dentro? Salame, gorgonzola. No, capocollo. Capocollo. Gorgonzola. Funghi e. Oddio. È super invitato. Lardoso. E chiattoso. Perfetto per te. Dai, stai seduto un po', dai. Purtroppo finisce sempre così. Finisce il panino e lei. Non ha capito che si deve prendere sempre quello che mangio io. Vuole fare la ribellina che. Che lei decide, io prendo questo, io prendo quello, e poi alla fine si trova sempre male perché quello che mangio io è sempre più buono. Per favore, diteglielo pure voi che non è così. Cioè, ragazzi, a me questo vlog mi è costato caro e amaro. Praticamente per fare il vlog mi ha ricattato, mi ha detto. Sì, ha detto mi devi fare un regalo. No, tu l'hai detto. E ci ho dovuto fare un regalo. Poi dopo ha detto vabbè te le regalo io. Voi a quale versione credete? Pensate, quella del ricatto o quella del regalo? Io facevo un regalo dal 1980. Dopo mangiato abbiamo fatto un po' una passeggiata e siamo passati sul lungomare. Qua è il lungomare Marina di Diana. Facciamo un bagnetto e poi torniamo. Funny I sober up 10 years old, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know. Eccola. Up on that stage singing. Oh, I know. I said something. Beh, beh, e tutti i musini sbalco, mamma. Sì, perché il caffè con ghiaccio con latte di mandorla è la cosa tipica. E acqua. Bravo Max. C'è anche la bimba. E Pupi dove sta? Pupi! Comunque abbiamo comprato un cocco che adesso è finito. Ci tenevo a dirvi che è troppo buono. C'è anche il cocco, oltre alla rucola, i pomodorini, la frutta. È buonissimo, cioè è morbido, è troppo buono. Qua c'è la mia piantina di basilico, che è diventata grande, cioè a casa non mi cresce, qua mi è cresciuta tantissimo e mo non so come fare, che me la voglio portare, è troppo bella diventata. Poi ci sono i miei peperoncini che ho comprato, che li adoro troppo, l'aglio e l'origano questo qua, il bel fascetto, troppo buono, io adoro queste cose. Yummy. Yeah, yeah.
E un'altra cosa buona che so che non ci crederete qua sono i cetrioli, cioè vorrei farmi una scorta di cetrioli e portarmi a casa, sono troppo buoni, cioè è strano, la buccia è tipo un po' pelosina, sono piccoli e chiatti, insomma, cicciotti, e veramente sono troppo troppo buoni e io li adoro, cioè hanno, hanno un sapore molto più buono di quelli che abbiamo da noi. Comunque. Non mi mannare. Guarda come si diverte qua, le piace tantissimo. Amore. Guarda come corre. Cucciola. Bubi. Sì, mi diverto, mi piace. Nascondino. Guarda come ride. Bubi, ridi tu. Ti piace? Sì, mi piace tantissimo. Non c'è solo tanto da te. Niente più che ti sei. Sono le carte tutti gli aeroplani che volere. E Dio la tua regina. A Roma tutti i piani, io me ne alzano più lontani. Tu lo sai che non c'è segreto per vivere. Yeah, vivere, vivere a colori, vivere, vivere a colori. Ok, asciugamano a colori. Che non c'è segreto per vivere a colori, vivere, vivere a colori, vivere, vivere a colori. Ma che non riesce un nuovo, non lo so. Vivere a colori. Cioè, ma stasera non ti si può guardare proprio. Perché? Sei troppo... Ti piazzo? Troppo selvaggia. Troppo leonessa. Ma che hai fatto questi capelli? Che capelli! Ti abbracciano, Dio! Dato che Marco sia un bravissimo vlogger, cioè non se ne frega proprio nulla nel video, ti eri dimenticato di bloggare. Abbiamo già mangiato il chiudere il vlog, il crudo antipasto, che poi sono arrivati per i miei piatti, due prese, delle tagliatelle di pasta fresca con vongole rape. Vongole rape, io invece ho preso dei tagliolini con gamberi, scampi, pomodorino, e poi qua c'è anche l'olio bio, me lo grattano ovunque. E poi facciamo vedere il secondo, volevi dire qualcosa? No, diteci se vi è piaciuto il vlog, il mio vlog che ho fatto curato. E mettete tanti like nel mazzo. Mettete tanti like, vivere, diteci vivere chi volete, se sì, Carlita o Max, Max come vlogger. Dai, Max. Pollici in su, pollici in su. Ciao. Visto che siamo dei porcelli praticamente. Il secondo, Tantissimo polipo con tantissimo pane per Max. E per me questa è la pescatrice, un pesce buonissimo, poi è fatto tipo a guazzetto, lo prendo sempre, mi piace troppo, con i crostini di pane sotto. Sono arrivate anche le verdure grigliate. Com'è, Marco? Buono, buono. Eccoci qua, io sono diventata tipo un cotechino. Zabbone. Comunque stiamo scoppiando, è ovvio, perché abbiamo mangiato l'impossibile, abbiamo pagato tantissimo, ma vabbè.
soltanto 100 euro. Comunque, fai vedere quello che avevo. No. Guarda questo braccialetto. Praticamente una ragazzina ci ha fermato qua fuori e ci ha fatto pacco. Bravo, esatto. Ha detto: volete, bravo, volete comprare un braccialettino? L'abbiamo fatto noi a mano, solo un euro. Ha detto: ma... ho detto. Mi dispiace. Sì, aspetta un attimo. E vabbè, comunque mi ha appena fermato una ragazza. Mi ha fatto emozionare. Mi ha detto che ha risolto tanti problemi grazie a me. Quindi sono tanto felice. Fa piacere quando mi fermate. Quindi vabbè, stavamo dicendo la storia della bimba che ci ha fregato un euro. Ma dai, mi ha detto 2 euro. No, uno. Commerciante, ma al massimo. Un euro, poi fallo vedere, è carino alla fine, è bellino, è fatto a mano. Spendili bene. E quindi niente, vabbè, direi di chiudere qua questo video. Anche perché andiamo tanti baci, ciao, stiamo camminando qua nella in Otranto. È bellissimo questo paesino. Venite nel Salento, andate in Italia a fare le vostre vacanze. Vi mandiamo tanti baci, no, tanti like. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. You don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. I sad songs. I sad songs. Oh, I know. I sad songs. I sad songs.